Abbiamo fatto una partita di cuore, una partita di intensità, ma anche una partita in alcuni spunti della gara. Abbiamo fatto anche delle bule trame. Abbiamo lavorato molto sulla catena di sinistra con Mancino e con Tito. No, la squadra, devo fare i complimenti perché ha fatto veramente una grande partita contro, secondo me, una grandissima squadra, una grande squadra di grande qualità. Secondo me c'ha il centrocampo, credo, più forte di questa categoria e penso anche in Serie B, giocatori come Salvi, Papini e Sasillotto ce l'hanno pochi, Moscardelli davanti, quindi io credo che questa vittoria sia di un valore importante. Ma guarda, io se devo essere sincero, essere un po' presuntuoso, credo che anche il primo tempo meritavamo qualcosa in più rispetto a Lecce, c'è stato un rigore grettissimo che non ci ha dato. Loro hanno avuto questa traversa. Nei primi 10 minuti abbiamo rischiato un po' perché a me piace giocare da dietro, mi piace giocare a calcio, non mi va di buttare la palla, per cui io richiedo a tutti i ragazzi durante la settimana questo tipo di lavoro. Forse magari oggi con De Marco, non avendo Mancoso, che è un giocatore più di qualità, e quindi o Carrus, abbiamo un po' patito sotto l'aspetto della personalità. Era l'unico giocatore che era Raicic, che era bravo a ricevere, però poi loro erano molto bravi a pressare. E quindi abbiamo avuto qualche difficoltà. Poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto molto bene. Abbiamo incontrato la squadra più forte, secondo me, che abbiamo, insomma, insieme a Salernitana e Benevento. Il Lecce è sicuramente, ha perso dei punti nel girone d'andata, ma è la squadra, insomma, secondo me, che chiuderà al terzo posto, se non succederanno cose, insomma, particolarmente strane. Quindi credo, insomma, che è una squadra che avrà tutti gli scontri diretti in casa nel girone di ritorno. E tra l'altro insieme con noi è la squadra che ha fatto più punti nel campionato in casa. Quindi credo che, insomma, se non avrà caterve di infortuni dovrebbe chiudere al terzo posto. La partita è stata molto equilibrata nel primo tempo, dove noi siamo partiti bene, abbiamo avuto le nostre occasioni da gol e la Casertana ci ha creato insidie perché aveva un grandissimo temperamento, ce l'aspettavamo e poi c'era un'insidia a campo perché è un campo veramente poco tecnico e ha creato difficoltà al palleggio. Questa non deve essere una scusa, un attenuante, perché il palleggio va fatto comunque in velocità anche con l'intraprendenza dei singoli. Abbiamo subito troppo il duello aereo, soprattutto all'inizio del secondo tempo, sia nella nostra difensiva e sia nella nostra offensiva, nel nostro reparto d'attacco. Io ho detto ai ragazzi all'intervallo che bisognava sì stringere, ma ripartire forte in corsia esterna e sapevo in cuor mio che la squadra che andava in vantaggio aveva grandi possibilità di chiudere la partita perché in 10 sotto la linea della palla con un campo difficile da palleggiare risultava essere complicata. Poi noi abbiamo messo tutte le nostre forze fresche a disposizione, però il cambio di Papini ci ha un po' complicato quello che era il palleggio lì in mezzo e davanti abbiamo ripreso a giocare bene gli ultimi 20 minuti senza però concludere con convinzione, anche se abbiamo avuto la palla del pareggio proprio allo scadere. È stata una partita di molto contrasto, no? Il campo non permetteva fare il possesso palla, che è un po' il nostro gioco. E alla fine abbiamo lottato sulla seconda palla, è stato un gioco, una partita di molto contrasto e nel secondo tempo si è avuto questa palla, questo gol che è stata un'occasione, un episodio che è a mancanza di comunicazione, penso. Però alla fine penso che non abbiamo rischiato e come ha detto lei, i primi 20 minuti abbiamo fatto bene bene, potevamo anche fare 1-0 lì. Poteva essere un'altra storia la partita. Mi sento di dire che ci dispiace, è giusta, accettiamo le critiche, ma allo stesso tempo noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo rialzarci, siamo caduti in malo modo, siamo rimasti in partita fino all'1-0, poi il secondo gol, ci ha tagliato le gambe. Siamo in difficoltà, ma dobbiamo, ripeto, trovare dentro di noi quella forza, quell'ardore che per tutta la settimana c'è, poi la domenica viene fuori e ci sciogliamo un po' come neve al sole, quindi è inutile adesso recriminare su quello che dovevamo fare, potevamo fare, non siamo riusciti. La situazione è difficile, ma siamo ancora consapevoli che la strada è ancora lunga. Purtroppo ho fatto un errore, ho pagato caro. Mi spiace per la squadra perché comunque un po' da lì è partita la nostra partita negativa. Come al solito gli episodi ci condannano e niente.
c'è poco da commentare secondo me per questa partita, perché non c'è stata partita. Quindi... Ecco, c'è anche la sensazione che comunque voi questi episodi contro purtroppo ve li anche andate un pochettino a cercare. Sì, in questo caso sì, però altre volte magari ci gira un po' tutto storto. Oggi ci abbiamo messo il nostro e niente, adesso bisogna solamente cancellare questa partita e ripartire da martedì per la prossima, non c'è soluzione. Io penso che se avete visto la partita non penso che sia stato un problema di centrali o di moduli o di numeri, perché oggi il problema è stata una mancanza di personalità, uno sbaglio nell'approccio alla partita, quindi penso che possiamo parlare di tutto tranne di nomi e di moduli. Come se ne viene fuori da questa situazione così difficile, 11 partite dalla fine del campionato? Lei cosa crede? Come ce ne possiamo venire fuori? Il lavoro, punto. No, penso sia stata una partita condizionata ai fattori climatici. Diciamo che il primo tempo è stato di marca Catanzaro, perché comunque avevamo anche il vento a favore. Il secondo tempo avevamo il vento contro e oggi tirava davvero forte. Infatti sulle palline attive andavamo in difficoltà e poi hanno trovato il gol, infatti, su un calcio d'angolo. No, guardando tutta la partita, secondo me abbiamo fatto un pizzico meglio noi, però penso non abbastanza per poter criminare sul risultato. Naturalmente quando un attaccante, cioè un giocatore esce, magari vorrebbe sempre stare in campo e dare una mano ai compagni, però va benissimo così, le scelte del mister vanno accettate, non c'è problema. Sicuramente io sono venuto qua da Brescia con l'intento di far bene, far tanti gol per me, per la squadra, per mettermi in luce, perché comunque è una piazza molto importante. E quindi penso sia un percorso importante per me. Sì, assolutamente ha condizionato quelle che erano le dinamiche del gioco, al primo tempo a favore loro perché il vento spirava forte, secondo tempo appannaggio nostro perché in egual misura ci ha spinti a produrre un forcing per ciò che riguardava palle inattive, punizioni, calcio d'angoli, quindi ha fatto sì che la squadra che godesse del favore del vento ha potuto approfittarne e nel complesso ne è uscita una gara equilibrata dove per le occasioni che abbiamo creato sia noi che loro penso che il pareggio sia il risultato più giusto. Ma io direi che anche il primo tempo, è ovvio che loro avevano il vantaggio che dicevamo poco prima, però abbiamo sviluppato anche due o tre azioni dove abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, quindi potevamo essere più incisivi. È normale che è stata totalmente condizionata perché il vento era così forte che condizionava qualsiasi tipo di passaggio, di giocata. Forse noi siamo entrati non con l'atteggiamento subito di tirare palle in avanti ed accorciare, abbiamo sempre cercato di giocarla anche quando non dovevamo e quindi abbiamo perso qualche pallone di troppo e anche la punizione nella quale è scaturito il gol del Catanzaro è stata una nostra ingenuità perché dovevamo mettere la palla sopra e invece abbiamo tentato di giocarla.